Salve a tutti voi. In questa puntata parliamo dei doveri del committente. Il committente è ciascuno di noi quando fa aggiustare la casa, quando fa fare dei lavori edili o quando anche fa proprio costruire una casa. In Italia l'80% dei cittadini sono proprietari di un'abitazione. E molti committenti non sanno che hanno dei doveri dal punto di vista legale, cioè chi fa costruire la casa o chi fa fare dei lavori di ristrutturazione è direttamente responsabile nel caso succedano anche degli incidenti sul lavoro. Recentemente l'Ordine degli Ingegneri di Bologna ha realizzato questa guida che vedete e l'ha presentata nel corso di un convegno. Abbiamo intervistato una serie di intervenuti e abbiamo realizzato altre interviste con altri esperti e ve le presentiamo. Ma io credo nella divulgazione dell'informazione, cioè dare la possibilità alle persone di capire in maniera semplice ciò che si vuol dire. E credo che tutto si può dire in maniera semplice. Il nostro sforzo è stato questo, farlo in maniera semplice a livello visivo, a livello di contenuti, con dei fumetti, in modo che tutti possano capire, dalla signora anziana, dal pensionato, dal giovane, da chi non è addetto ai lavori. Cosa ne pensi invece della sicurezza nei cantieri? Ma io non è che abitualmente frequento i cantieri, però certe volte si sente per televisione o si legge sui giornali che succedono delle disgrazie. Quindi io credo che la sicurezza dei cantieri sia fondamentale. Ancora prima di iniziare a scavare le fondamenta bisognerebbe cominciare invece ad occuparsi seriamente di sicurezza all'interno dei cantieri e usare... Lo sai che anche il committente ha delle precise responsabilità, cioè può andare incontro anche delle problematiche di natura penale? No, questo non lo sapevo. Io quando ho fatto ristrutturare il mio appartamento, io ero a Roma e quindi sono arrivato a Bologna chiavi in mano, come quando ti danno la macchina nuova, però non è successo niente, nessuno mi ha denunciato, spero che sia andato tutto bene. Quindi che cosa consiglieresti ad una persona, non dico dello spettacolo, ma insomma anche comune, che tipo di... cosa potrebbe fare prima di interpellare un'azienda o un'impresa? Beh, assicurarsi che questa azienda o questa impresa rispetti le norme di sicurezza stabilite dalla legge, proprio per tirarsi indietro da eventuali responsabilità. E quindi l'uso del casco e altre situazioni, non lo so, i piedi, le scarpe, quelle con la punta di ferro che vanno tanto di moda tra i ragazzotti. Chi lo sa, sì, pretendere queste cose, perché se poi la responsabilità è anche di chi fa fare il lavoro, quindi penso che sia interesse comune rispettare queste regole. Spesso e volentieri il privato cittadino non sa di essere responsabile della sicurezza nel cantiere in cui fa intervenire delle imprese, anzi addirittura nel DNA del cittadino c'è il pensiero, la convinzione che avendo incaricato dei tecnici e avendo appaltato i lavori delle imprese la parte sicurezza sia totalmente delegata e così non è. Abbiamo cercato in maniera accattivante, usando uno strumento simile alle cartelle colori che si usano per scegliere i colori delle tinte dell'appartamento, di fare un piccolo volumetto facilmente sfogliabile, si spera semplificato, di lettura di una norma che sia anche un po' avvincente, interessante, che inizia con questo sfondamento di un solaio per far capire le possibili gravità della situazione. E nel cantiere ci sono tanti soggetti, il progettista, il coordinatore della sicurezza, il committente in primis e le imprese. Perché la legge già con la 494 del 96 ha identificato nel committente il soggetto principale? Perché è colui che ha il potere decisionale di spesa, può decidere che tecnici nominare, che imprese incaricare, può decidere ad esempio la durata dei lavori. Se i lavori si dovrebbero fare in 12 mesi e il cliente ha la necessità di farli in 6 mesi perché deve ad esempio aprire un negozio, è ovvio che le situazioni di sicurezza peggiorano molto perché fare i lavori molto in fretta crea delle problematiche. Con questo piccolo opuscolo abbiamo cercato di mettere in fila vari adempimenti, ma soprattutto di focalizzarci sui punti cruciali, perché al di là degli adempimenti burocratici l'importante è che il cantiere, e spesso e volentieri anche uno ha detto ai lavori lo capisce, che il cantiere sia in sicurezza. E quindi di ricordarsi nella conclusione con 3 consigli utili sono quelli: se non si conosce la normativa e si vuole, si può essere assistiti nominando e delegando le proprie responsabilità a un tecnico, di scegliere senza guardare solo l'importo della parcella, scegliere un coordinatore della sicurezza che abbia un'adeguata esperienza in questo specifico lavoro
e di scegliere le imprese anche qui non guardando solo all'aspetto economico, ma guardando se effettivamente sono in grado e capaci di lavorare in sicurezza, come su una piazza non così grande come essere Bologna, il passaparola, la conoscenza che possono avere avuto i conoscenti o altri colleghi può aiutare a scegliere o almeno scartare le imprese che non si comportano correttamente. Pensiamo che in questo momento di crisi un elevare la formazione del committente sia anche vantaggioso per tecnici e imprese che da sempre lavorano con alti standard di qualità, anche dal punto di vista della sicurezza. Abbiamo voluto sintetizzare al termine di questa piccola guida tre regole d'oro fondamentali. Innanzitutto, se un committente non si sente, non conosce la norma e vuole farsi aiutare, può delegare un professionista che lo aiuti a seguire e a rispettare queste norme. Secondo punto, scegliere il coordinatore della sicurezza, un tecnico le cui capacità sono importanti per la buona riuscita della sicurezza del cantiere, sceglierlo in base alle sue competenze e non solo guardando l'aspetto economico della parcella. Terzo punto, forse quello più importante, scegliere correttamente le imprese informandosi, non guardando solo l'aspetto economico, ma informandosi se queste imprese sono brave a eseguire i lavori, nel senso che fanno un bel lavoro, un buon lavoro, ma anche lo fanno in sicurezza. E qui, su una piazza non troppo grande come può essere quella bolognese, può aiutare il passaparola, almeno escludere proprio le imprese che assolutamente non sono in grado di rispettare la sicurezza in cantiere. Oltre 40 milioni di italiani, dati da noi stimati, vivono in condominio, e se consideriamo che il patrimonio immobiliare esistente è un patrimonio ormai datato, vetusto e non più idoneo, non solo dal punto di vista energetico, un tema tra l'altro importante, ma anche dal punto di vista della sicurezza, che a noi interessa particolarmente, ecco, capite come evidentemente questo tema è per noi veramente, ci sta veramente molto, molto a cuore. Vivere in condominio evidentemente implica tutta una serie di questioni. Pensiamo semplicemente al committente condominio, all'amministratore, le sue responsabilità civili, ma soprattutto anche quelle penali. Pensiamo alle attività quotidiane che ci sono nel condominio. Molti di voi sicuramente qui in platea vivono in condominio e sanno che cosa quotidianamente l'amministratore deve gestire. Pensiamo ai rapporti di subordinati, ai rapporti di lavoro con i dipendenti, pensiamo ai contratti di appalto o di servizi. Pensiamo alla materia legata alla sicurezza degli impianti, ascensori, impianti elettrici, amianto, sistemi anticaduta dall'alto, centrali termiche e quant'altro. Quindi il tema della sicurezza è per noi di assoluta attualità quotidiana. Siamo in un momento di difficoltà per l'edilizia. In maniera contemporanea sono venuti meno la domanda pubblica, visto la crisi finanziaria del nostro Stato,
la domanda privata è in difficoltà, fortunatamente tiene la domanda di ristrutturazione degli immobili esistenti e di efficientamento energetico degli immobili esistenti. Il consiglio che ANCE Bologna dà ai committenti di lavori di ristrutturazione di efficientamento energetico, che spesso riguardano tetti, dunque rischio di caduta dall'alto, è quello di essere molto attenti alla previsione dei rischi collegati a questi lavori e all'impresa a cui si affidano questi lavori. La sicurezza è un obiettivo che si raggiunge soltanto se tutti i soggetti in campo danno un contributo e soprattutto sono a conoscenza delle regole. In Italia negli ultimi tempi si sono fatti grossi passi avanti, soprattutto i professionisti si stanno sempre più impegnando a fare in modo che la sicurezza nei cantieri sia una sicurezza reale, mettendo un po' da parte a volte le complicazioni burocratiche che non hanno poi che non garantiscono un vero risultato sotto questo aspetto. L'importante è l'impegno, il controllo sui cantieri, la informazione e la disponibilità anche delle pubbliche amministrazioni che effettuano i controlli di dare un contributo di collaborazione, di informazione prima di procedere spesso alle sanzioni, perché il momento dell'interlocuzione con i soggetti che operano nei cantieri è fondamentale. E al committente, che anche lui ha delle responsabilità in termini di sicurezza? Il committente deve essere mercantile, deve essere colui che pensa al proprio tornaconto, ma il proprio tornaconto alla fine, volgarmente detto, è anche quello di evitare danni a se stesso. Sei un egoista committente, vuoi pensare soltanto a te stesso, allora passa dalla porta del meno problemi ho e meno spendo. Automaticamente investendo prima salvi te, se vuoi pensare solo a te, ma automaticamente salvi chi lavora forte, duro, compatto e costantemente. Vi ricordo che le regole principali nella gestione di un cantiere sono innanzitutto la nomina di quello che è chiamato coordinatore per la sicurezza, un professionista abilitato a seguire in questo settore il cantiere, la predisposizione di una serie di documentazioni che sono il piano di sicurezza e coordinamento da parte del coordinatore e la predisposizione dei famosi piani operativi della sicurezza che ogni azienda edile che entra nel cantiere è tenuta a sviluppare. Sai che il committente per legge ha delle responsabilità in termini di sicurezza. Ti sei preoccupata di controllare che tutto fosse fatto? Ma sì, perché poi essendo una persona anche abbastanza nota è molto semplice poi che da una sciocchezza poi se ne faccia su anche un gran casino. Poi in realtà io ho spesso lavorato in passato con un'associazione che si chiama GIOC, Gioventù Operaia Cristiana, che si occupava proprio dei giovani lavoratori e anche di giovani che avevano difficoltà con i contratti di formazione, che venivano insomma anche un po' presi in giro dai loro capoccia, per cui sono stata abbastanza attenta. In realtà ho chiamato un architetto, perché io non c'ero mai, che seguiva i lavori e si è portato un'impresa a lui. Il committente è una figura che ha delle responsabilità all'interno del decreto 81, in quanto è lui che commissiona un'opera, ad esempio, all'interno del proprio appartamento. Quindi il decreto 81, che è sistematico per portare a risultato l'obiettivo della sicurezza, pone nei confronti del committente una serie di specifiche disposizioni che spesso vengono
ignorate dicendo, beh, sono io che pago, questa è casa mia, posso chiamare chi mi pare e la sicurezza può essere un optional. L'obiettivo primario ovviamente è informare i committenti, sia per sensibilizzare sui rischi in materia di sicurezza sul lavoro nei cantieri, ma soprattutto per consentirgli a di delegare le responsabilità a professionisti, a imprese qualificate, B, di capire in che modo si possono qualificare sia i professionisti che le imprese. Il modo è quello di rivolgersi ovviamente a chi è in grado di assumere il ruolo di responsabile di lavoro e di coordinatore della sicurezza dei lavori nel migliore dei modi, rivolgendosi per esempio agli ordini professionali per averne i nominativi, e dal punto di vista delle imprese rivolgendosi alle associazioni di categoria e auspicando che presto il sistema patente a punti per le imprese consenta al committente, senza troppi filtri, di utilizzare un'impresa qualificata. È auspicabile che questa guida, oltre che essere trasmessa direttamente a tutti i committenti, venga utilizzata anche nell'ambito dei percorsi di formazione a livello informativo che viene fatta a tutti i professionisti che poi si interfacciano indirettamente e direttamente con i committenti stessi, cioè commercialisti, consulenti del lavoro, amministratori di condominio. Chiunque può sensibilizzare sul concetto di sicurezza, chiunque deve sensibilizzare sul concetto di sicurezza, è un impegno, è un dovere, alle volte può diventare un piacere, il fatto soltanto di poter con una parola, con il proprio pensiero o con un'occasione sensibilizzare o salvare, virgolette, parola grossa ma utile, anche semplicemente da un incidente o un accidente, è tenuto a farlo e quindi siamo tutti coinvolti. Troppo facile pensare che ci si divida per categorie, gli attori difendono l'ambito della categoria attori, i muratori quello della categoria muratori, indubbiamente chi ha un'immagine pubblica, grande o piccola, deve comunque sensibilizzare, questo è un dovere piacere. L'incontro di oggi intanto è stato molto produttivo e molto importante, perché ha messo insieme tutta la filiera della costruzione, cioè il committente, il professionista che l'ha organizzato, gli ingegneri di Bologna che hanno organizzato il convegno, il committente e le imprese di costruzioni attraverso il comitato paritetico, perché le imprese di costruzioni con il comitato paritetico seguono la sicurezza nei cantieri. Cos'è importante? È importante che oggi abbiamo capito che la cultura della sicurezza è fondamentale prima di qualunque altro avvenimento nel cantiere, perché la sicurezza vuol dire salvaguardare la salute, ma soprattutto la vita delle persone che lavorano. Purtroppo il nostro è un lavoro che ha anche una dose di rischio abbastanza importante. Bene, grazie a tutti voi che siete rimasti in ascolto di questa puntata in cui abbiamo parlato dei doveri del committente di lavori edili.